Rieccoci con un grande speciale, uno dei protagonisti della Zanzara di quest'anno, Giuseppe Ricci, prima Grande Italia, poi non so che cosa, Movimento Italia. Parenzo lo definisce un analfabeta, io penso invece che sia un grande artista, un grandissimo artista, uno dei protagonisti del linguaggio contemporaneo. Giuseppe Ricci, che c'entra Cattelan, cazzo? Giuseppe Ricci fa il suo, Cattelan fa... Non li voglio mettere sullo stesso piano, però uno, ecco appunto. Però uno vale uno in questo caso. Vai, regia. Manderò via l'Europa. L'Europa la farò uscire dall'Italia. E anche quelle che l'hanno fatta entrare usciranno dall'Italia, perché non sono un benessere per l'Italia. Io ve l'ho detto, se vi porto fuori dall'Europa, con l'Europa ci potremo avere a che fare, solo per commercio. Io vendo a te, tu vendi a me. L'euro io lo cambierò con 1000 lire. Qua ci sta la 1000 lire, qua ci sta un euro. Prendere o lasciare, avremo altre città da comprare e da vendere. Io toglierò l'Europa, torneremo alla lira, non pago 1926 lire l'euro, perché altrimenti la lira io la faccio valere 2000 lire. Loro mi devono far sapere come hanno fatto quel conto, quell'euro che vale 1926 lire. Ce lo devono dire come hanno fatto, allora pure io la lira la faccio valere 1927 lire. State a mandare a qualcuno che c'ha i coglioni sotto, non scuola, perché mi chiamano ignorante. Ignorante siete voi che state sotto la dittatura. L'ignorante siete voi, gli analfabeti siete voi, in merda siete voi che chiamate a me ignorante. Voi non avete capito un cazzo. I pezzi di merda, i leprosi siete voi. Io i coglioni ce l'ho, stanno qui, stronzo. In Italia ci abbiamo due stronzi con la Radio 24. Vergognatevi! Io vengo a Milano e vengo a rompere il culo. Giuseppe Ricci? Sì, chi è? Chiamo da Milano, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24. Come andiamo? Ma andiamo bene, mi dica. Senta, lei è del partito Grande Italia, no? Giusto? Sì, sì. Beh, io ho sentito sull'internet le sue proposte per il nostro paese. Mi sembra il caso di approfondire alcune cose, o no? Ma dipende di che cosa vuole approfondire, no? Beh, lei ha detto che siamo un paese in agonia, che bisogna rimettere la lira, che vuole bruciare le cartelle esattoriali. Ha detto anche che Zelensky... Cosa ha detto di Zelensky? Cioè, io ho detto, c'è un video, è giusto, voglio bruciare questa roba qui, sì, voglio portare un po' l'Italia un po' nel benessere, perché qua stiamo vivendo con sciacalli. Sì, ma chi sarebbero questi sciacalli, Ricci? E chi sarebbero questi sciacalli? I sciacalli è quello che stanno governando oggi. Scusi, ma chi è? Draghi, lo sciacallo? Chi è lo sciacallo? Chi è che sta governando oggi? Ma che ne so, Draghi, tante persone governano. E questi sciacalli qui che ci stanno portando alla rovina. Ma scusi, lei della situazione invece internazionale, tanto perché il Partito Grande Italia dà uno sguardo, ha uno sguardo anche sulla situazione internazionale, immagino, no? Su quello che sta su. E allora, Zelensky cos'è secondo lei? Chi è quello? All'Ucraina hanno votato un tabarettista, un comico da circo equestre, e vi trovate lo spettacolo. L'avete voluto voi? Questo scienziato che abbiamo noi in Italia, di governo abusivo. No, dico Zelensky, cosa può accadere con Zelensky? Ah, non lo so. No, ma lei come lo definisce Zelensky? Non lo so, perché non c'ho la palla di cristallo davanti io. No, ma non c'è dubbio, lei non ha nessuna palla di cristallo. Voglio dire, il Zelensky che cos'è secondo lei? Un burattino? Anche l'Ucraino. Sì, il presidente dell'Ucraina, sì, certo. Allora, il presidente dell'Ucraina, c'è un proverbio che dice: la strada che fai, quella vi trovate. Allora, se questi signori qui, per l'amor di Dio, non c'ho niente, però... Dal mio punto di vista, se questi signori qui hanno votato un comico, un cabarettista, quello che hanno votato, quello si trovano, come noi abbiamo votato, hanno votato Di Maio, un calzosaio che vendeva gazzose nel campo sportivo, quello ci troviamo, è inutile, cioè chiacchiere
loro hanno votato un presidente di quella maniera e ce lo mantengono. Beh, scusi. Ecco perché vengono le guerre. Scusi, e Putin invece? Anche noi abbiamo professori, abbiamo scienziati. E vedi come sta andando l'Italia. Sì, ho capito benissimo, ma Putin invece? Al contrario, signor Putin? Ma vedi, con Putin io non... Non ce l'ha tanto con Putin lei, non ce l'ha tanto. Ma no, assolutamente, perché ma vedi, a me non mi interessa né Putin né sì. il presidente ucraino. Sì. Perché sono cose loro, cioè, se, lo sanno loro, è. certo, lo sanno loro. Capito, cioè, a me che Putin o lui, sì. a me non interessa. Com'è che si chiama quell'ucraino, scusi? Com'è che si chiama, che non mi ricordo? Chi, Jericho? Come si chiama quell'ucraino, che non mi ricordo, Ricci? Nemmeno io mi ricordo, lo devo vedere, non cazzo, sì, ma non lo so. Vabbè, sì, ma che ci frega, tanto uguale. Presidente dell'Ucraina, che ci importa, sì. tanto non è che cambia molto. Sì, non cambia molto. Scusi un attimo, non ho capito bene la questione delle cartelle, com'è le cartelle? Vi farò l'amnistia di tutte le cartelle satanane. Non pagherete più niente, le bruceremo. Incominceremo una nuova vita, una nuova Italia. Quelle che dobbiamo bruciare. Allora, cioè, con le cartelle esattoriali. Esattoriale, sì. Dovrebbe togliere un po' di mezzo. Sì. Di dare un po' di sospiro. Sospiro, è importante. I sospiri sono importanti. I sospiri sono fondamentali. Dare un po' di sospiro alla popolazione, no? Bravo, esatto. Togliere le cartelle esattoriali. Ci tolgono. Ma se bisogna dare sospiro alla popolazione, lo vogliamo dire chiaro? Ma che vuol dire in italiano sospiro? Aspetta. Ricci? No, si intromette questo Parenzo. Allora, voglio dire, bisogna dare alla popolazione un po' di sospiro, se no altrimenti che cazzo facciamo? Dai. Esatto. Cioè, allora, è come quando, per esempio, quando uno fa una cosa di abusivo, una casa abusiva, anche quello si può fare. Automaticamente riesce il condono. Paghi quei 4 soldi e sì, fatto ma la casa. Certo, ma che cazzo ci frega in fondo la casa abusiva? No, uno l'ha fatto perché aveva bisogno, o sbaglio? Bravo. Allora, se queste cartelle, questi signori qui non le possono pagare, persone qui dove sto io, sì. che vivono ancora in macchina, io li vado a trovare, ci vado a parlare. Vabbè, magari queste persone qui o hanno fatto i furbi. Bisogna dare sospiro. Bisogna dare sospiro. Di nascere in quella maniera. Votaricci. Pagavi 800 lire. Sì. No, tu lo fai pagare un euro. Quella è una vergogna. Effettivamente è vero. Il caffè deve costare. Io direi di fare il prezzo bloccato. Perché non facciamo il prezzo bloccato, Ricci? Lo faccio io. Allora, io vedo, io faccio dei video, vado a parlare in piazza, però vede che la maggior parte sono pecorone. Questa è l'Italia che voi volete, italiani. Adesso parte di voi, di pecoroni, faranno le finanziarie per andare in vacanza. Poi quando venite ci avete la fame, vogliamo pane e lavoro. Adesso dovete cercare pane e lavoro, non dopo le vacanze. Vergognatevi. Che cazzo dice? Un lestofante. Che cazzo perché dice? Considera un lestofante il signor Parenzo? Questo è molto... Ma chi è che su cazzo che sta a parlare su scena vicino a te? Signor Parenzo, il signor Parenzo. Signor Parenzo. E chi è? Come, hai detto con l'estofante 2 minuti fa? Parenzo. Ma chi è questo cazzo che sta a parlare con te? Parenzo! Senta, Parenzo! Senta, lei è una... G7? No, come G7? Sì. Ah, sulla 7, sì, sulla 7, sì, esatto. G7, sì, senti, che parente, la maggior parte degli italiani. Sì. Nessuno lo vuol sentire, sì. Nessuno lo vuol vedere. Lei perché posso certe volte che dice stronzate. Sì, direttore, lei è un leader di partito, giusto? Sì. Ho capito bene, stiamo partito parlando con un leader Italia, di partito. Partito Grande Italia. No, è Partito Grande Testa di Cazzo questa qui. Io non ho mai ma sentito tante idiozie. Ma questa testa di cazzo te lo metti nel culo, stronzo. Idiozie sgrammaticate, povero imbecille. Questa testa di cazzo che stai dicendo imbecille, te lo metti nel culo. Ma quale leader di partito sei tu? Calma, Ricci, perché ti stai scaldando così? Dai, su, perché? Perché lui mi sta dicendo che sono la testa di cazzo. Vabbè, ma sei un analfabeta, sei un povero analfabeta idiota. Ma tu sei uno stronzo. Però, è scusa. Un pezzo di merda. Ma proposte del cazzo, è un ubriacone, dai. Io sono ubriacone. Ma gli pisci in culo a te, gente come te, stronzo. Però, scusami, io direi un ubriacone. Tu sei un povero merda. Ma scusami, ma tu ti devi far curare. No, scusami, tu ti devi curare. G7, 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 G7
zitta, che non sei altro. Toglietevi i soldi dalle banche, toglietevi la carta per il bancomat, non fate sapere i cazzi vostri a loro, perché noi i loro non li sappiamo. Dobbiamo andare alla lira, è la nostra Italia la lira. Noi siamo nati con la lira, non siamo nati con il sciacallaggio. A me le domande non me le devi fare. Ma tu vuoi portare, vuoi portare i soldi via dalle banche? L'Italia calma, crolla. Calma. A te non devi interessare. Ma roba, è una roba incredibile. Guarda, calma, è una roba. Ma perché ti stai interessando tu? Calma. Voglio dire una cosa. Come si chiama questo con cui stiamo parlando? Giuseppe Ricci. Allora, Giuseppe Ricci, fatemelo dire senza che davvero nessuno si offenda. Sì. Sì. Giuseppe Ricci è una delle più grandi teste di cazzo mai intervistate prima. Allora chi è questa Parenzo? Vedi che la testa di cazzo e di coglione sei tu, stronzo. Sì. Scusami, ma perché? Come si fa? Analfabeta. Come si fa? Analfabeta. Come si fa? Analfabeta. Vedi, un'altra volta. Vedi, un'altra volta offensivo. Ma che fa? Devo venire a Milano, Parenzo? Ma sei tu ma che cosa devi fare? Scusami, Ricci. Adesso mi state rompendo il cazzo per radio. Scusami. Che cosa devo fare? Scusami, Ricci. Devo venire a Milano. Ma scusami un attimo, ma sei tu che dici che vuoi che gli italiani portino via i soldi dalle banche? Ma te che cazzo te ne porti? Ma sei tu che ti candidi in politica? Rispondi alla gente! Ma te che cazzo te ne porti? Vai a rompere il cazzo un'altra parte! Analfabeta! Tu sei un cretino! Calmiamoci! Tu sei stronzo! Tu sei un coglione! No, calma, che ti senti male! Vai a rompere il cazzo di Cruciani un'altra parte! Calma! Cerca di ragionare! Mi servi le corna vostre! Ma sei entrato in politica, devi ragionare. A te non deve interessare. Sono un elettore di questo paese. E mica che il cazzo a me che tu sei un elettore di questo paese. Sì, ma poi che devo fare? Sei tu che scendi in politica. Se non fossi sceso in politica non ti avrei chiamato. Analfabeta, no? che non parli neanche italiano. Grazie. E che ti vuoi presentare un programma di studiare l'italiano. Io voglio entrare nel dettaglio di alcune proposte. Perché le proposte Quale sono interessanti. Complimenti. Però scusa, ho visto che tu in televisione fai solo figuracci di merda. Sì, ma questo l'abbiamo detto. Ma senti, ancora ti ha mandato a fanculo a te dalla televisione. A sentire quelle stronzate e a uscire bocca di merda che c'hai. Sì, però Ricci, scusi, lei io lo vorrei che lei diventasse columnista. Aspetta, calma. Italiani, buonasera. 10 minuti fa mi ha chiamato quel coglione di Cruciani, Radio 24. State accorti a quei due stronzi? Stanno lì solo in Radio 24 per sapere i cavoli degli altri e rompere i coglioni alla gente. State accorti? Quelli sono due pezzi di merda. Se spostate con la bocca a offendermi come sono stato offeso con Radio 24, io vi cambio i connotati. Fatti avanti, amicizia lunga. Io vi cambio i connotati. Lì, davanti alla televisione. State accorti a voi quando vi chiamano, mandateli a fanculo. Loro campano in quella maniera. Cruciani va in televisione, quello di Fondazione, quella sera ti ha fatto sta zitto. Del Piero ti fa sta zitto, non ti fa aprire nemmeno la bocca. Io ti ho visto con Del Debbio. Tu sei un coglione, tu e questo stronzo che ti sta vicino. Adesso mi avete rotto i coglioni, stronzi. Merda che siete. Andate a lavorare anziché di rompere il cazzo alla gente. Parassiti che siete. Siete due parassiti. Andate solo non pente i coglioni alla gente. Vergognate. Sì? Parla il signor 24 qui. Un'altra volta.
Come stai innanzitutto? Come stai? Un'altra volta? No, no, calma, calma, molta calma. Questa volta per Parenzo deve anche chiedere scusa per quello che ha detto. Sì, mi scusi, ah, mi scusi. Deve chiedere scusa, meno male. Sì, ecco, mi scusi davvero, direttore, se ho usato dei toni sbagliati. Sinceramente, dal profondo del mio cuore, volevo scusarmi con lei perché lei non merita le parole che sono state utilizzate in quel contesto. Quindi, direttore, mi scusi. Io l'ho visto l'altra sera al T7 lì. Sì, a T7, sì, T7, sì. Com'era? Non è T7, com'era la trasmissione, direttore? Senti, non mi chiama direttore, io mi chiamo Giuseppe. Giuseppe, sì, Giuseppe, sì. Direttore. Vabbè, insomma, non è un'offesa però, direttore. Leader politico, come devo chiamarlo? Segretario, niente, presidente niente, del partito. Giuseppe. Io noi abbiamo si arrabbia sempre. Grande Italia. Come, scusa? No, ho capito, ma si arrabbia perché il partito Grande Italia, il mio partito. Ma benissimo. Sì, benissimo. Ma perché si arrabbia? L'ho chiamata direttore, mica povero stronzo, scusi. No, però, no, 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 no. Allora, io non mi sto arrabbiando. Io parlo papale, papale. Quello non c'è dubbio, guardi, questo l'abbiamo capito benissimo e non c'è dubbio. E tant'è che lei è in rotta di collisione con Facebook, col signor Facebook. Allora, io parlo con Facebook ogni tanto mi chiude. Voglio dire un po' due paroline. Una al signor Facebook, che mi ha chiuso il telefonino perché dice che c'è stata qualche parola, qualcosa che non andava. Parliamo noi di qualcosa che non va, Facebook ci chiude il telefonino. Allora vorrei dire a Facebook, egregio Facebook, la gallina fa l'uovo, partorisce l'uovo. Al gallo, che è un maschio, gli brucia il culo. Facebook, lei è un dittatore come questi governi che noi abbiamo. Gli ho detto che la gallina fa l'uovo e il gallo gli brucia il culo. In che senso? Che vuol dire, scusi? E in che senso? Ecco, bene, traduco. Allora, il governo, vede che sta facendo... ci vorrebbe portare alla guerra. Beh, è gravissima questa cosa qua, una cosa molto grave questa cosa. Esatto, bravo. Allora, la gallina partorisce l'uovo. Sì. E il gallo si lamenta e gli brucia il culo. Ma che vuol dire? Vuol dire che noi parliamo con qua il governo e a Facebook gli dà fastidio. Facebook, al signor Facebook gli dà fastidio. Ma perché? Bravo. Non. Ma la proposta qual è allora? La proposta qual è? Se sale Grande Italia, se salgo io. Sì. Metterò una tassa in Italia. Sì. Chi possiede Facebook? Sì. Chi possiede, che vuol. Cioè, lo può fare Facebook. Io metterò una tassa di 100.000 euro l'anno a chi possiede Facebook. Allora io metto la tassa sul telefonino. Quello che possiede Facebook pagherà 100.000 euro di tassa l'anno. Comunque. Viva anche l'ignoranza, perché lei fondamentalmente, bisogna dire la verità, si proclama ignorante, questo è il punto. Totale. No, lei si proclama ignorante, lei si deve definire, io sono un ignorante, è stupenda questa. Ma chi lo dice questo? No, ma questo è evidente che è così, scusi. Lui pensa di non essere, questo è ma questo bisogna esaltare questa cosa, Ricci, bisogna dire io... Ma scusami, questo ma perché? Ma ignorante è lei. Ma scusi un attimo, adesso non si può ricominciare, questo, ignorante è lei, questo, no. Perché lei questo che sta risultato. Parlando da ignorante. No, io ma Ricci. Lei ha ragione. Cruciani per anni ci ha raccontato che le teste di cazzo simili alle sue, uno vale uno, sono dei geni assoluti. L'intervista come dei capi di Stato. Cruciani, a me quello che ha detto Cruciani non interessa. Però, scusi, ma lei, infatti ha ragione lei. Ma scusi, lei è la rivolta degli idioti, Cruciani, è la rivolta degli idioti, ma ha ragione lui. Però lei si dovrebbe proclamare, dovrebbe dire ai 420, io sono un ignorante. Perché non lo dice, Ricci? Mi fa godere. No, se... non è ignorante. Io sono intelligente, l'ignorante siete voi. Vabbè, siamo noi. Stupidi che rompete i coglioni alla gente. Vabbè. Se noi andiamo rompendo il cazzo alla gente. Vabbè, vai a fare in culo, amico mio. Posso dirti una cosa? No, fangalo tu e tutta la sette. No, la sette non c'è. Ma non è la sette. Ma questa è Radio 24, imbecille. Radio 24, cretino. E ricordate, cittadini, quando votate. Votate sicuro, che appena a Canaiddu va a pigliate tutto in tuo colo! Viva la neve! Prima che le ossa mi diano problemi,